Ci troviamo qui presso la sede dell'Ulss Nova Scaligera in Valverde. Abbiamo appena terminato la riunione con i sindaci in conferenza, in videoconferenza, perché purtroppo siamo ancora in epoca Covid e quindi era giusto mantenere le distanze e non creare aggregazioni. Abbiamo parlato di bilancio, abbiamo parlato del bilancio del 2019 dell'Ulss Scaligera, abbiamo parlato anche del bilancio appunto di previsione praticamente di quest'anno, quindi del presente e del futuro, e chiaramente è emerso un dato comunque positivo per quanto riguarda il 2019 con un avanzo consistente, non grandissimo però diciamo così significativo. E anche il 2020, visto anche che abbiamo avuto purtroppo il Covid che ha condizionato un po' quello che era la programmazione, chiaramente si sono fatte meno specialità, abbiamo dovuto lasciare da parte quello che era il ruolino di marcia dell'Ulss 9, quindi le visite ambulatoriali e quant'altro, per fare spazio purtroppo a questa esigenza inaspettata che era dovuta al Covid-19. Il giudizio che è emerso quindi dai sindaci sull'operato anche del nostro direttore generale è stato un giudizio positivo che ha tenuto conto appunto della sua diciamo così, attenzione sul nostro territorio, di tutto l'impegno che abbiamo avuto anche noi sindaci e amministrazioni in prima persona perché questa emergenza sanitaria ha toccato tutti a vari livelli e chiaramente quindi l'operato ha dovuto portare avanti un discorso, come si diceva, inaspettato, ma nel migliore dei modi, e quindi siamo riusciti comunque a superare questa fase critica e stiamo guardando al futuro con un po' più di serenità. Abbiamo visto che negli ospedali si sono riaperte appunto gli ambulatori, si sono riaperti gli appuntamenti, le persone stanno andando con più tranquillità presso le strutture ospedaliere, cosa che non era possibile solo fino a qualche settimana fa. Quindi la discussione si è incentrata su tutte queste cose e in più abbiamo toccato chiaramente dei punti importanti anche per quanto riguarda il sociale, perché si sono costituiti in qualche modo, diciamo, in alcuni distretti in modo invece puntuale in altri. Noi per esempio del distretto 3 siamo stati un po' condizionati perché è arrivato il Covid e quindi avevamo un grosso evento da fare a Cerea per la costituzione appunto di tavoli che riguardano il sociale, che riguardano la povertà, che riguardano le famiglie, che riguardano tutte quelle problematiche del sociale che sono moltissime, e comunque li abbiamo costituiti questi tavoli in videoconferenza. Abbiamo oggi nominato le persone che faranno parte di questi tavoli e andranno ad arricchire chiaramente le esigenze del territorio anche per quanto riguarda una voce in più, che è una voce da dedicare appunto alle persone bisognose. Quindi la Regione ha tenuto conto di questo e ci ha dato la possibilità di utilizzare il tempo rimanente con un ulteriore anno di questa programmazione, perché chiaramente è una cosa molto impegnativa e che richiederà l'impegno di tutti. Come anticipato dal Presidente Pasini, devo dire che è stato importante il trovarsi, il ritrovarsi, e quindi la convocazione ha dimostrato anche nei numeri di presenza virtuale, è chiaro che stiamo parlando di presenza online, un numero importante di amministratori, e questo fa capire quanto nell'emergenza Covid si stia di nuovo rafforzando e si stia diciamo unendo quello che è l'ambito amministrativo e quello che è l'aspetto sociosanitario. In un'emergenza è emerso questo, oggi la volontà è proprio quella di continuare in questa direzione, quindi mi sento di dire, ecco, a supporto di quello che ha già anticipato il Presidente Pasini, proprio il piacere e l'onore di aver avuto così tanti amministratori a condividere questi obiettivi, e spero che la cosa possa continuare in questa direzione, perché abbiamo bisogno proprio di una presenza massiccia, unitaria, e questo devo dire grazie anche a questa chat nata durante l'emergenza che ci ha messo tutti insieme come amministratori, di continuare in questa direzione, perché credo che sia la miglior risposta che possiamo dare ai nostri cittadini. Ne approfitterei un attimo, visto che è la prima volta che ci troviamo tutti assieme dopo le chat che abbiamo fatto e che abbiamo condiviso per tutte le serate appunto del lockdown, fare un minuto di silenzio per tutte le vittime del Covid, per i nostri compaesani che purtroppo ci hanno lasciato, i nostri concittadini. Un omaggio particolare
anche a Stefano Bertacco, che di solito era seduto qui vicino a noi e che purtroppo non c'è più e ci lascia un'eredità veramente pesante. Sì, io partecipo praticamente per la prima volta perché avevo sempre dato ampia delega, ampio mandato, e devo dire, e penso di condividere anche il pensiero di tutti voi, che era stato un mandato ampiamente portato avanti con una passione, una serenità, una competenza, una professionalità, penso abbastanza più unica che rara. Oggi io sono qua, poi lascerò appunto la consigliera Adami perché devo scollegarmi, per ricordare anche un attimo insieme a tutti voi la figura di Stefano, perché con voi ha collaborato in tutti questi mesi, in tutti questi anni, e io l'ho già detto, a me mancherà tantissimo, penso che manchi tantissimo ad ognuno di noi, ad ognuno di voi, anche non solo dal punto di vista umano, che è una cosa fondamentale dal mio punto di vista, ma anche dal punto di vista professionale e della competenza. Ben ritrovati, è un pochino di tempo che avevo anche voglia di poter avere questo momento, e mi dispiace farlo senza la presenza di Stefano, devo dire la verità. E è un po' passata la grande emergenza che abbiamo vissuto nei mesi scorsi e dobbiamo stare però attenti a quelli che avete visto stanno iniziando un po' anche in Veneto, anche se in misura minore, a nascere, quei piccolissimi focolai che dobbiamo però essere pronti, e uso un eufemismo, a spegnere. L'abbiamo anche già fatto in settimana con un paio di piccolissimi accenni che ci sono stati. Devo dire che ancora una volta l'intervento congiunto, anche se non magari in primissima persona mio, ma perché quando mi sono attivato in realtà ho visto che era già stato fatto tutto quanto, quindi, ma questo ha dimostrato la sinergia che si è ormai instaurata tra i nostri servizi, i vostri servizi e voi sindaci in particolare. Quindi grazie davvero per quello che stiamo riuscendo a fare, che secondo me è stato anche d'esempio da portare forse verso tanti posti d'Italia dove questa cosa non si è riuscita a realizzare completamente. Cerco di essere abbastanza breve, poi magari nel dettaglio scenderà il mio collega Marco Biasi, che ho invitato nell'incontro di oggi, ma che poi magari potrà illustrare meglio le cose che comunque vi abbiamo già inviati. Cercherò di farvele vedere anche attraverso un altro taglio che magari è più importante, più esplicativo, con una riclassificazione del bilancio di esercizio. La cosa principale, con due numeri che volevo però dare, era questa. Allora, il bilancio complessivo dell'azienda, avete visto, è di circa 1.742 milioni di euro, quindi stiamo veramente parlando di cifre che in qualche modo sono esorbitanti. In queste cifre sono ricompresi i bilanci dell'azienda ospedaliera, ma anche di Negrar, di Peschiera, perché per quanto riguarda l'assistenza ai nostri pazienti, ai pazienti della provincia di Verona, il conto, tra virgolette, lo paghiamo noi come ULS. Il bilancio è per il terzo anno consecutivo, da quando si è formata l'azienda ULS Scaligera, la 9, che chiude in pareggio. Abbiamo un utile che però è irrisorio, di 38.000 euro, vuol dire, quindi una stupidaggine, però vuol dire che tutti quanti i soldi che avevamo a disposizione sono stati spesi, e questo penso che per una pubblica amministrazione sia una cosa importantissima, riuscire a spendere i soldi che si hanno senza buttarli via e senza avanzarne. E quindi il massimo che secondo me si poteva realizzare è stato fatto, ed è stato fatto grazie veramente a un lavoro in qualche modo di squadra, perché sulle grandi strategie, su quello che in qualche modo riguardava il lavoro che veramente impatta e i servizi che veramente impattano sulla popolazione, sulle fasce deboli della popolazione, il lavoro è stato fatto insieme a voi. L'esempio è il grosso lavoro di programmazione che è stato fatto lo scorso anno. Poi che sia stato completamente accettato oppure no, questo è un altro aspetto, ma lo vedremo più avanti, quando abbiamo insieme deciso sulle strutture residenziali extra ospedaliere della provincia, dove una parte del territorio, mi riferisco in particolare al distretto 4, ha riconosciuto che la programmazione regionale iniziale aveva dato un qualcosa in più rispetto a altre parti del territorio, e l'ha messo in qualche modo a disposizione insieme. Abbiamo cercato di rimodulare la cosa, l'abbiamo fatto, secondo me la regione l'ha anche capito
e poi vedremo le piccole novità che riuscirò a portarvi durante le quattro parole che cerchiamo di fare in questo momento. È vero, come deve essere, che la parte principale è stata spesa per il territorio, siamo circa al 43% del costo, del 1.742 milioni, 53%, scusatemi, 53%. Il 44% è stato speso invece nella parte ospedaliera e il 3% nella parte della prevenzione. Questo 3% deve arrivare al 5%, quindi nel corso di quest'anno. E poi apriamo una parentesi su quest'anno perché è un anno molto particolare, perché chiaramente abbiamo avuto Covid e questo impatterà in modo pesante, però lo sforzo sarebbe, è quello di riuscire a far crescere, sicuramente quest'anno ci siamo riusciti, devo dire, perché nell'ambito della prevenzione quest'anno abbiamo speso tanto, perché l'impegno del Covid è stato prevalentemente tanto in ambito di prevenzione, quindi, però il prossimo anno insomma vorremmo cercare di far arrivare questo 3% al 5%. E questo 5% è una soglia importante che dobbiamo cercare di realizzare e mantenere stabile. Ecco, di questo 1.742 milioni vi dico delle cose principali nell'ambito territoriale che sono state impegnate, sono quasi 102 milioni di euro solo di residenzialità a livello territoriale. Di case di riposo in un complessivo che è di 130, quasi 133 milioni di euro, 101, quasi 102 sono state per le case di riposo, ma ci sono 12 milioni quasi di euro per la disabilità, 17 milioni per i disturbi mentali. La quota invece per la parte semi-residenziale è di circa 22 milioni di euro, la parte di Leoni la fa ancora una volta la parte della disabilità. Nell'ambito della domiciliarietà ci sono circa 79 milioni di euro, anche in questo caso ci sono delle quote importanti per alcune fasce di popolazione, e 32 milioni sono proprio le domiciliari pure, ma ci sono quasi 15 milioni di euro pensate per le cure palliative, ci sono quasi 15 milioni di euro per le dipendenze e questa qui c'è una quota importante anche di strategia decisa con voi, no? Quindi ricordo le tossicodipendenze piuttosto che tutto quello che è correlato al gioco d'azzardo e così via. Questi sono importi complessivi, sono socio-sanitario insieme, quindi strategia che è stata disegnata insieme a voi. E questo denota anche e soprattutto un'attenzione verso tutte quante le fasce deboli della popolazione. Importante è quello che abbiamo fatto insieme a quello che faremo. E su questo cercherò di dare un excursus veloce perché mi pare di aver capito che il tempo sia. Cioè, provate a pensare, Grande. allora, sì, allora, provate a pensare quanto tempo abbiamo impiegato a fare l'appello. Questo dà un'idea della complessità del territorio in cui ci troviamo, vero? Perché il fatto solo di impegnare un quarto d'ora per riuscire a capire in quanti siamo e chi siamo, però questo non significa non dover dare attenzione a tutto quello che stiamo facendo. Allora io partirei dall'alto della provincia, quindi partirei dall'Alto Garda per dire quello che stiamo facendo in questo periodo, quello che è stato fatto. Allora, Malcesine, parto con delle piccole localizzazioni. A Malcesine lo scorso anno siamo riusciti a far venire l'assessore, abbiamo fatto vedere la struttura e sulla base anche di quella visita, lavoro insieme fatto a voi sindaci, sono state decise le cose che in questo momento stiamo facendo. Abbiamo iniziato i lavori nel padiglione A, dove la scorsa settimana abbiamo aperto il cantiere, spenderemo circa 1,5 milioni di euro. A questi si dovranno aggiungere 600.000 euro per l'ospedale di comunità. Il tutto verrà concluso per la fine dell'anno. Quindi per la fine dell'anno su Malcesine chiuderemo quella che è la programmazione che è stata effettuata e quindi avremo a regime l'ospedale. Scendo giù leggermente, andiamo su Caprino. A Caprino, il 1º settembre abbiamo previsto l'inizio dei lavori per l'ospedale di comunità che faremo al terzo piano e stiamo ragionando, devo dire che devo ancora parlare con i medici, ma anche in questo caso ci sono state delle visite, abbiamo con la regione
e i comuni del comprensorio, visto i locali. Devo ancora incontrare i medici della medicina di gruppo personalmente, ma l'hanno fatto i miei colleghi, perché anche lì cercheremo di sviluppare al massimo anche le medicine di gruppo, quindi la valenza territoriale, oltre che in qualche modo semi-residenziale e residenziale. A Bussolengo, venerdì, quindi fra 3 giorni, inizieremo i lavori dell'ospedale di comunità, che saranno un primo blocco, perché poi proseguiranno per rendere funzionale a tutte le attività previste tutto un piano, e quindi entro la fine dell'anno riusciremo a mettere, ci auguriamo, a regime la day surgery, ci auguriamo di mettere a regime tutta la parte di riabilitazione. Dico ci auguriamo perché? Perché purtroppo abbiamo dei vincoli, e vincoli che ci ritroviamo anche nel bilancio. Pensate, non riusciamo a spendere il budget che abbiamo a disposizione nel personale, perché non riusciamo a trovare determinate figure professionali. E mi aggancio al concorso che è appena stato fatto da Azienda Zero, che per noi purtroppo riveste una criticità, non il concorso che è stato fatto, ma i risultati del concorso. Avevamo a disposizione la possibilità di assumere 20 medici di pronto soccorso, si sono presentati al concorso 2 medici. Ecco, queste sono le difficoltà che purtroppo abbiamo, per non dire degli anestesisti, dove la situazione è quasi peggiore. Non riusciamo a trovare anestesisti. Chiaramente questo diventa un vincolo devastante nell'attuazione di quanto la programmazione riesce a metterci sulle schede. E questa è purtroppo una situazione che diventa sempre più critica per quei presidi che abbiamo nel territorio, magari un po' lontani dalle zone centrali, quindi non tanto a Verona, ma quanto purtroppo nelle zone della pianura, ma non solo della pianura, anche a Malcesine facciamo fatica a trovare persone, nonostante i posti siano meravigliosi, ma purtroppo facciamo un po' fatica. Vado su Valeggio, abbiamo già aperto l'ospedale di comunità, non abbiamo potuto fare una cassa di risonanza che probabilmente la cosa meritava, perché l'abbiamo fatto proprio nel periodo Covid. A Villafranca abbiamo dotato l'ospedale della TAC, sta arrivando la risonanza magnetica, la seconda TAC e la risonanza magnetica, e poi abbiamo un grande sogno anche già condiviso col sindaco, e ci piacerebbe riuscire a mettere un qualche cosa di definitivo prima della fine dell'anno, che è quello di riuscire a portare fuori il distretto e il poliambulatorio dall'ospedale. Questa è una politica che dobbiamo cercare di realizzare in modo importante, perché se dovesse mai succedere e ricapitare qualcosa come quello che abbiamo visto nell'ultimo periodo, questo ci permetterà di mantenere i servizi sicuramente in modo separato, quindi più sicuro, e soprattutto magari di erogarli. Resto lì vicino, andiamo su Isola della Scala, anche qui abbiamo lavorato con l'amministrazione comunale, abbiamo avuto la visita dei tecnici della regione, che abbiamo risentito proprio in questo periodo, e come abbiamo già fatto, vi faccio vedere solo il plico, ma insomma, come abbiamo già fatto per Bussolengo, e qua c'è, dov'è il monitor qua? La telecamera è là. Qua c'è uno studio di fattibilità dei progetti che vi dicevo prima dell'ospedale di Bussolengo, che rispetto alle primissime versioni, vi ricordate quando si parlava di fare la casa di riposo, scusatemi, l'ospedale di comunità al di fuori dell'ospedale, dovremo intervenire sull'ospedale per alleggerirlo, per riuscire a poterlo realizzare. Lo stesso ragionamento deve essere fatto su Caprino e probabilmente anche su Isola della Scala, per superare quei problemi tecnici che ci impedivano inizialmente di poter realizzare quanto disegnato dalla programmazione. Ma il fatto di essere stati sul pezzo, di voler con determinazione riuscire a realizzare queste cose, ci ha portato a trovare quelle soluzioni tecniche che ci permetteranno di realizzare quanto previsto dalla programmazione. Quindi su Isola, la prossima settimana, cercheremo di realizzare insieme a un tecnico che ci darà una mano allo studio di fattibilità e di poter realizzare al più presto anche a Isola della Scala l'ospedale di comunità. La regione ci ha dato l'ok, quindi insomma siamo fiduciosi. Su Bovolone abbiamo già inaugurato l'ospedale di comunità, qui anche in questo caso devo ringraziare la disponibilità dell'amministrazione comunale, perché ci ha permesso di sopperire con i loro mezzi
a velocizzare il tutto. La prossima settimana, se non mi ricordo male, dovremo avere la visita per l'accreditamento della struttura dell'ospedale di comunità che nel frattempo abbiamo realizzato su al quarto piano, se non ricordo male, e questo ci permetterà di trasferire l'ospedale di comunità e anche in questo caso di anticipare i tempi e aprire l'hospice velocemente. Poi magari troveremo una soluzione più consona, secondo me, al servizio, ma intanto lo facciamo e partiamo. E poi non so se su Nogara c'è un impegno di 6 milioni e mezzo di euro per allargare la REMS, quindi arriveremo a 11 milioni di euro. C'è una, devo dire, il sindaco qua è un... No, c'è troppa gente, per cui non riesco a definirlo come mi piacerebbe, anche se siamo tutti quanti amici, ma è riuscito a realizzare, devo dire, un qualcosa di veramente importante, coinvolgendo tanti enti e quindi rivoluzionando tutta l'area, devo dire, quindi l'acqua piuttosto che il tragitto per arrivare fino alla REMS, e non solo la REMS, perché ecco, quello che mi sento di poter anticipare è che io ho già una bozza di una delibera regionale che accoglie quanto la conferenza, e il sindaco l'ha vista, la conferenza dei sindaci aveva auspicato, aumentando il numero dei posti letto nella pianura veronese degli ospedali di comunità e accogliendo anche le istanze del comune di Verona per quanto riguarda una ulteriore struttura di ospedali di comunità nel centro di Verona. Quindi ecco, anche in questo caso il lavoro di squadra è stato secondo me molto importante. Per carità, abbiamo la bozza, non è ancora stata approvata, ma non è stata approvata non tanto perché su Verona non si sia trovata una quadra, ma perché altri territori regionali troveranno anch'essi soddisfazione. Quindi mi sento di dir bene. Per Legnago, al di là degli stanziamenti dei 60 milioni di euro che ci permetteranno in futuro di avere un ospedale praticamente nuovo, ricordo la radioterapia, faccio presente che la scorsa settimana è entrata in funzione la nuova pediatria, c'è una nuova TAC, ci saranno i mammografi già acquistati qua devo dire un purtroppo è un per fortuna, Covid ci ha dato la possibilità di velocissimamente poter raddoppiare fisicamente il triage del pronto soccorso, di avere una nuova gastroenterologia e di avere una nuova pneumologia, questo entro la fine dell'anno. A San Bonifacio ricordo l'attacco e la risonanza magnetica già realizzate, quindi qui quando parlo di già realizzato significa che è entrato nel bilancio d'esercizio dello scorso anno, quando parlo di realizzeremo quest'anno significa bilancio di previsione di quest'anno. Abbiamo già cambiato buona parte dei letti mettendo dei letto elettrici. Ricordo che l'ospedale di San Bonifacio, quando sono arrivato, non aveva neanche un letto elettrico, nonostante fosse una struttura nuova, però questa era una cosa che non era stata realizzata. E finalmente stiamo lavorando al parcheggio, che però non riusciremo a concludere entro la fine dell'anno. Mi auguro di sì, ma non so se ce la faremo, qua per problemi della SNAM, della rete del gas, che girava sotto il parcheggio vecchio. A Marsana verrà realizzato entro la fine dell'anno una nuova URT, un nuovo hospice. L'hospice che oggi abbiamo in gestione, che abbiamo, è in gestione dell'Istituto Assistenza Anziani, che ne realizzerà uno nuovo, e questo invece sarà nostro. Verrà riqualificata completamente la riabilitazione, anche grazie a un intervento della casa di riposo. E su Zevio verrà, qua c'è una duplicazione di un nome insomma, ma verranno realizzate la nuova RSSP, che quindi è la residenza residenziale psichiatrica, e anche qui devo dire che c'è stato un grosso lavoro di collaborazione con Diego che è in linea, e anche qui l'assessore regionale è venuta e si è impegnata nella realizzazione di quanto oggi abbiamo detto. Ecco, quindi io questi sono in linea di massima gli interventi, non voglio citarvene degli altri perché stiamo cambiando tutti quanti i telecomandati, quindi le apparecchiature radiologiche per un importo complessivo di 615 milioni di euro, stiamo... 615 mila euro, sì, scusa, ho sbagliato, è l'enfasi.
Stiamo mettendo il wifi su tutta quanta l'ULSS, in particolare sugli ospedali, perché questo ci permetterà, la regione sta comprando la cartella informatizzata uguale per tutte le regioni, per tutte le URSS del Veneto, e questo ci permetterà di arrivare al carrello del scusatemi, al letto del paziente con carrelle informatizzate. Quindi stiamo veramente mettendo le premesse, noi come tutte quante le URSS del Veneto, per arrivare alla sanità 2.0 in qualche modo. Entro la fine dell'anno sicuramente vedremo già tante di queste cose realizzate, già parzialmente queste si vedono.